Ciao amici, ben ritrovati su Climax. Allora, come vedete le condizioni del tempo non sono delle migliori. Comunque oggi non sono qui per pescare, ma sono qui per continuare i nostri video in formazione. Allora, alcuni di voi ci hanno chiesto come funziona il dipper, come si usa, come si utilizza, come funziona l'app, come scaricarlo e come lo usiamo noi. Bene, allora in questo video cercherò di spiegarvi nella maniera migliore possibile, insomma, come funziona, come fare a scaricarlo e cosa troverete una volta scaricata l'app. E poi faremo anche una prova qui, così vi farò vedere in che step noi lo utilizziamo. Allora, intanto parliamo di un ecoscandaglio di forma sferica del peso di circa 100 grammi. Il dipper ha un rapporto qualità-prezzo, secondo noi, tra i più notevoli, perché comunque non ha un costo eccessivo e vi offre un'ottima precisione, diciamo, della lettura che fa del fondale del lago, del canale, del fiume, insomma, dove lo utilizzate. Allora, l'ecoscandaglio, come vedete, potete utilizzarlo benissimo con una canna, quindi è molto versatile, perché potete usarlo con la canna, potete attaccarlo ad una barca, potete utilizzarlo anche con un barchino radiocomandato come abbiamo fatto anche noi, quindi è molto versatile. Allora, vi offre tre punti di aggancio, fanno questo gancetto qui che ha sotto a una vite. Allora, c'è questo punto, poi c'è il punto centrale e poi quello più in alto, perché ovviamente potete utilizzarlo in vari modi. Con la canna va attaccato qui sotto, quindi nella parte bassa del dipper. Poi c'è la parte, quella centrale, che andrebbe utilizzato dal pontile, e poi quello superiore, che normalmente su quello superiore lo attaccate ad un barchino, lo attaccate ad una barca, quindi questo è l'utilizzo. Se andiamo a svitarlo, adesso vi faccio vedere il suo interno, eccolo qui, si svita in questa maniera, troviamo il sensore GPS, troviamo la porta mini USB per ricaricarlo. Perché il dipper lo fanno di tre versioni, c'è una versione Bluetooth e due versioni Wi-Fi, solo che una versione Wi-Fi, che è quella che abbiamo noi, è anche GPS. Per la differenza di prezzo che c'è, io vi consiglio vivamente di prendere la versione Wi-Fi. Quando lo chiudete dovete fare attenzione che, cioè, aspetta un attimo che devo tirarlo, ecco qui, vedete che ci sono delle freccette qui, queste qui devono combaciare, la parte sopra e la parte sotto, quando lo fissate devono combaciare in questa maniera, così siete sicuri che il dipper farà una buona tenuta. Allora, quindi niente di più e niente di meno, questo è essenzialmente l'ecoscandaglio, molto semplice. Vi consiglio, se lo usate con una canna, di usare un filo trecciato, per semplice il fatto che è molto più resistente all'abrasione e ai numerosi lanci che poi effettuerete con il dipper, e non serve una canna da dipper, vi basta una canna normalissima. Noi usiamo, come già abbiamo fatto vedere, una canna del Decathlon a 20 euro, quindi fa il suo lavoro egregiamente, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Quindi non serve una canna da 3-4 libre, non, assolutamente, vi basta una canna normalissima e potete tranquillamente utilizzarlo. Prima di farvi vedere la prova in acqua, vi faccio vedere come scaricare l'app e cosa troverete una volta scaricata l'app. Quindi ora vi spiegherò come funziona l'app e poi faremo una prova qui in fiume. Allora, partiamo dalla sua confezione, quindi da cosa trovate una volta effettuato l'acquisto. Allora, questa è la sua scatola, quindi come vedete questa è la scatola del nostro dipper. Ok, andiamo ad aprirla, vi faccio vedere cosa troverete al suo interno, quindi che cosa ve lo forniscono. Allora, avete questo che è una specie di veloce funzione del dipper, quindi vi spiega in velocità le quattro freccette che devono combaciare, le varie versioni eccetera, quindi questa è una cosa. Qui ovviamente c'è il nostro dipper, vi forniscono un gancetto in più, quindi per sicurezza avete anche un gancio in più. Questo è il carica
il caricatore di batteria, quindi è un cavo USB che va ad un mini USB, un cavo normalissimo. Vi danno anche un astuccetto, quindi eccolo qui, questo è un astuccetto per il D, perché se volete portarvelo a spasso, adesso vi faccio vedere dove lo metto all'interno, eccolo qui, lo mettete all'interno di questo astuccetto che è strettissimo, quindi datemi un secondo, ce la farò, sì, eccolo qui. Quindi avete l'astuccetto con un gancetto che andate a agganciarlo in una cintura, in una fibra, in qualcosa, insomma, comunque per portarlo in giro avete anche il suo borsellino. Poi cosa c'è ancora? Qui troviamo tutto il manuale, le istruzioni, quindi avete tre bei pacchettini di istruzioni da leggervi, ma ripeto, poi vi mostrerò che nell'app del Dipper già avete tutto quanto il manuale all'interno. Quindi questo è quello che troverete al suo interno, le istruzioni, un gancetto in più, il Dipper, qui c'è il gancio, questo piccolo manuale un attimo d'uso veloce e il caricabatterie. Ora passiamo all'app. Apriamo l'app del Dipper ed eccola qui. Allora, ragazzi, questa è l'app del Dipper. Una volta scaricata, avrete questa schermata qui. Vi chiederà di fare un account, quindi basta che mettiate una mail e una password, e poi, una volta fatto questo, dovreste entrare tranquillamente. Allora, questa è la schermata principale. Potete scaricarvi tranquillamente anche voi l'app se volete dare un'occhiata, se volete curiosare un po' per capire com'è fatta. Andate nel, come abbiamo visto prima, nell'App Store oppure nel Google Play, andate lì e scaricate le app e appunto potete cominciare un po' a curiosarci dentro. Allora, questa è la schermata principale, quindi ora nella parte centrale, quando il Dipper è collegato, ovviamente scorrerà la scansione che farà. Adesso non è, se vedete infatti sotto c'è scritto Dipper non è connesso, io non lo sto connettendo perché voglio farvi vedere quello che vedrete anche voi nel caso non abbiate il Dipper. Allora, vi cominciamo un attimo a spiegare queste icone che sono qui sopra in alto. Partiamo dalla prima che è il calendario, apriamo il calendario e voilà. Allora, vediamo che alla sinistra avete i giorni con i mesi, mentre alla destra avete il giorno e la fascia oraria 24 ore. Come funziona la funzione calendario? Voi vedete che nei giorni del mese ci sono dei pallini. Allora, si va da un minimo di 1 a un massimo di 4. Quindi quando vedete che ci sono più pallini, vuol dire che la giornata è una giornata ottimale per andare a pesca. E un pallino ovviamente non è proprio una giornata delle migliori. Ma adesso prendiamo per esempio un giorno dove ci sono 4 pallini, quindi esempio il 9 di ottobre, quindi si schiaccia, ci spostiamo a destra e vediamo che nell'arco delle 24 ore ci sono 3 picchi, dove 3 fasce orarie dove in teoria il pesce dovrebbe essere, diciamo, più attivo, dovrebbe mangiare. Allora, la prima, che è quella più alta di tutte, è dalle 6 del mattino alle 8. Quindi sappiamo che queste 2 ore noi dovremo già essere in pesca pronti con gli inneschi calati. Poi un altro picco va dalle 12 alle 15 e poi un altro dalle 17 alle 20. Quindi già vi fate un'idea un po' della giornata e delle ore di pesca dove sono buoni, insomma, quindi è già una bella cosa. Ovviamente sopra poi, dove trovate scritto località corrente, lì potete digitare la località, insomma, dove dovete andare a pescare. Quindi questa è la funzione calendario, molto interessante, quindi già un po' vi fate un'idea della giornata che dovreste andare incontro. Fotocamera. Allora, potete ovviamente fare delle foto, quindi qui vi fate un piccolo album tra carpe, tra spot. Noi per esempio fotografiamo le carpe, oppure fotografiamo
fotografiamo molto gli spot, così poi andiamo a farci degli appunti in base allo spot per poi ricordarci appunto dove sono. Il meteo, adesso andiamo a vedere il meteo, qui oltre che a darvi la situazione meteorologica vi fornisce anche lo stato della luna, quindi se la luna è crescente, se è calante, avete le fasce orarie della luna, quindi vi dà anche queste informazioni. In più vi dice il tasso di umidità, la pressione, il vento e la direzione del vento, quindi avete anche qui una bella gamma di informazioni che vi fornisce, diciamo che è tutto molto ben curato. Le note, allora qui si collega un po' alle foto che vedevamo prima. Prendiamo un giorno e si apre questa schermata qui, andiamo in alto a destra, schiacciamo il più e vedete che ritorna alle foto. Ora se voi fate delle foto, qui ci sarà una galleria, quindi dalla galleria vi andate a pescare la foto che vi interessa, cliccate sopra questo quadratone e qui vi fate le vostre note, i vostri appunti. Quindi potete allegarci le foto, potete fare anche a meno, potete solamente scrivere gli appunti, ed è un modo un po' per ricordarvi appunto le vostre cose, molto molto utile. Poi passiamo alle mappe. Allora, adesso vediamo chi apre le mappe. Eccole qui, vi dico già che non c'è una visione satellitare, queste sono, è la mappa che appunto che avete, comunque è molto precisa e dettagliata. Adesso andiamo un po' giù, vi faccio vedere un po' come funziona. Vedete che comunque l'app è molto fluida, non ha scatti, non va a scattoni, è abbastanza precisa e fluida come app, noi ci siamo sempre trovati molto bene. Qui oltretutto potete, appunto, come vedete qui a destra, selezionare delle aree appunto evidenziate e potete anche toglierlo, quindi se vi dà fastidio potete anche fare a meno. La cosa bella è che ovviamente non è solo ristretta verso l'Italia, ma bensì potete andare anche in qualsiasi altra nazione a visitare fiumi, laghi, a farvi un po' una cultura della situazione geografica che c'è lì attorno. Quindi per esempio adesso andiamo qui e possiamo farci un po' un'idea del lago, andare a vedere qualche lago, qualche posto, insomma qui potete farlo ovviamente. Funziona un po' come Google Maps, solo che appunto non c'è la visione satellitare. Comunque molto molto utile e soprattutto molto ben fatta. Poi c'è una cosa che a me piace moltissimo ed è la cronologia. La cronologia, voi qualsiasi sessione fate con il Dipper, lui vi salva appunto la sessione che avete fatto, quindi qui potete andare a ripescarvi tutto quello che avete fatto. Vi faccio un esempio, adesso io voglio andarmi a rivedere la prima che vedete qui sopra in alto, io ci clicco sopra, mi dirà di fare download, la scarico, non preoccupatevi che non mangiate quasi niente a livello di internet, perché si parla veramente di cose assurde, perché sono già dati già inseriti, quindi va solo a ripescarli. Clicchiamo sopra e voilà, adesso dovremmo vedere in teoria. Ah, scusate, ho fatto un errore, questa è una prova che ho fatto prima, sbagliata. Vi faccio vedere questa, download. Adesso la scarica ed eccola qui. Questa è una scansione fatta con il Dipper, quindi volete andare a rivedere un attimo com'era la situazione in quel determinato punto, in quel determinato momento, voi andate nella cronologia e vi andate a rivedere un po' quello che appunto è stata la scansione. È molto molto utile, perché vi potete tornare indietro a capire un po' com'era la situazione in quel determinato punto e potete farlo ogni volta che volete, quindi è veramente una cosa utile che fa.
Vedete che non mangia molto perché parliamo di 39 MB, 122 MB, quindi non parliamo neanche di giga, quindi veramente è una cosa assurda. Poi qui sotto vi dà una simulazione già preimpostata con la modalità GPS. Io adesso ve la voglio mostrare perché voglio farvi capire come lavora il Dipper con la modalità GPS. Allora, vediamo che alla sinistra abbiamo la mappa, mentre alla destra abbiamo la scansione del Dipper. Allora, potete le schermate gestirle come volete. Se io clicco qui dove c'è questa piccola icona, vedete che posso usare lo schermo per metà, posso usare più il GPS, posso tenere più la schermata del Dipper, quindi ve la gestite voi un po' come vi pare. Adesso io faccio andare, perché in alto a sinistra vedete che c'è il tastino del play, io faccio andare la scansione e vediamo che appunto, mentre alla destra vediamo il Dipper che lavora, alla sinistra vedete il percorso che ha fatto il Dipper. Perché la cosa interessante è che appunto vi traccia tutto il percorso che avete fatto, cosa che è molto utile perché voi in qualsiasi momento potete andare ad interrompere la sessione. Potete farlo anche manualmente, per esempio adesso questo è un punto dove io andrei a calare un innesco, vedete che c'è una bella buca, e dov'è questa buca? Mi vado a vedere qui alla sinistra e vedo dov'è il punto. Quindi è una cosa che veramente vi può aiutare più che altro a ricordarvi anche le sessioni che avete affrontato tempi indietro, dov'è il punto esatto e appunto cosa c'era, com'era strutturato il fondo. Andiamo avanti, vediamo tutta la scansione. Adesso accelero un attimino giusto per farvi vedere che appunto è un'app molto ben fatta. Quindi questo è la modalità barca con il GPS. Quindi qui voi sapete che quando voi andate a usare questa modalità avrete le due schermate, una che vi segna col GPS mentre l'altra vi segna la scansione con il Dipper. Allora, torniamo indietro e andiamo a vedere l'ultimo, che è la configurazione. Qui è un po', sono un po' le impostazioni del Dipper, quindi qui andate un po' a regolarvi le vostre preferenze. Potete vedere le varie simulazioni del Dipper e avete tutte le varie modalità, che poi se andiamo qui sotto vedete che c'è scritto leggi manuale Dipper. Io vado a cliccarci sopra, ecco qui avete tutto, se volete un qualsiasi chiarimento qui lo avete, perché qui vi spiega sia dalla installazione a ogni singola icona vi spiega appunto come funziona e cosa vogliono dire i vari simboli. Vedete, vi spiega anche come abbinarlo col cellulare, il tablet, insomma come collegarli, vi spiega i vari attacchi a cosa servono in modalità d'uso, vi spiega bene il discorso del cono ampio e il cono ristretto, perché potete lavorare in due modalità, con un cono a largo e un cono ristretto. Sapete che il cono largo lui vi rileverà sicuramente più pesci e vi dà già una visione comunque dettagliata del fondo. Se voi lavorate con un cono ristretto aumentate questa precisione e vi confermerà esattamente la grandezza del pesce e la conformità del fondale, quindi anche qui è un po', ma lo vedremo tra poco. Vedete, vi spiega tutto i vari simboli, appunto cosa significano, quindi questo è tutto il manuale che trovate nell'app, quindi scaricandovi l'app e andando qui su leggi manuale potete tranquillamente capire molte cose. Adesso vediamo un attimo la simulazione del nostro Dipper. Ok, allora adesso ci sono tutti gli allarmi attivi. Ecco, questo è il segnale acustico perché abbiamo messo che quando rileva un pesce ce lo fa notare con un segnale acustico. Possiamo anche interromperlo in basso a sinistra, basta schiacciare questa qui e dato, e non fa più, non emetterà ancora più suono.
si può, le 2Z è una modalità notturna, quindi calerà la luce e qui c'è il blocco schermo. Vediamo che mentre scorre vi fa vedere come è fatto il fondale. Vedete, siamo a 7 metri 8, 8 metri e mezzo, vedete che sta scendendo, 20 gradi la temperatura dell'acqua. E poi vi vedete che qui a sinistra c'è questa icona che adesso vado ad aprire. Qui possiamo lavorare in due maniere, con un'immagine standard e una dettagliata. Se io vado a mettere l'immagine standard, vediamo che cambia completamente l'immagine, quindi diventa molto più grezza e meno laboriosa. Vedete solo la posizione del pesce e la conformità del fondo, quindi non vedete nulla di più. E sinceramente non è una modalità che noi utilizziamo, usiamo sempre la dettagliata proprio perché abbiamo più dettagliato, esattamente come dice anche la parola, il tipo di fondale e di pesci. Potete togliere le icone del pesce, io vado a toglierle e vedete che spariscono. Quindi se volete concentrarvi solamente su come è composto il fondo, come è fatto e appunto se le alghe o meno, insomma, se volete solo vedere come è fatto il fondo del vostro canale, lago, fiume che state sondando, togliete queste icone e non vi danno più fastidio, potete sempre inserirle in ogni momento. Qui è il cono largo e il cono ristretto che vi dicevo prima, quindi scegliete voi come quanto più essere precisi o meno. E poi c'è la sensibilità, che io posso aumentarla o diminuirla. Cosa cambia? Cambia che se io l'aumento vedrò molto di più lo sporco e il particolato in sospensione nell'acqua. Se io vado a toglierla, vedete che tutti questi puntini spariscono. Ora vorrei farvi vedere un tratto dove ci sono delle alghe, così magari lo capiamo meglio. Adesso appena ci arriviamo, vediamo. Sì, ecco qua. Allora io adesso lo metto, ecco qui, vediamo che appunto mi segna tutto questo sporco che c'è qui attorno. Se io diminuisco la sensibilità, questo sporco apparisce. Aumento e diminuisco. Io normalmente lo lasciamo a metà perché è una condizione, diciamo, un po' più accettabile, perché se lo lasciassi al massimo in uno dei nostri canali, lo sporco si vedrebbe molto di più, quindi farebbe solo confusione. Allora preferiamo tenerlo a metà. Per quanto riguarda le icone dei pesci, vedete che su ogni pesce sopra c'è un valore, questo qui è l'altezza del pesce, quindi vi dà la profondità dove si trova il pesce. Ad esempio, uno è 6,3 metri, questo è 7,9 metri. E ci sono tre grandezze di pesci, avete una piccola, una media e una grande. Non so spiegarvi e dirvi esattamente a quanto corrispondono queste misure, comunque io credo che da quello che abbiamo potuto vedere l'icona media, quindi la grandezza media che c'è qui, dovrebbe corrispondere più o meno a una carpa di almeno sui 10 kg, giusto per farvi un'idea. Bene, questa era la simulazione, adesso andiamo ad interromperla. Molto bene, allora un'altra cosa. Allora prendiamo una scansione, ok? Allora noi di solito, quando andiamo a calare i nostri inneschi, quindi quando andiamo ad esaminare con il dipper le zone, quelle un po' più, diciamo, redditizie, di solito passiamo più e più volte. Quindi vogliamo capire innanzitutto se passando più e più volte appunto si conferma la lettura del dipper. Poi di solito noi ci soffermiamo su questo tipo di zona, quindi vedete che sono presenti delle alghe qui alla destra, mentre in questa parte qui c'è questa buca dove non c'è molte alghe, quindi
qui sicuramente aumenterà la visibilità dei nostri inneschi e della nostra posturazione. Quindi questi possono essere, questo potrebbe essere uno dei punti dove andare a calare gli inneschi. E calare gli inneschi dove vedete le zone verdi non è una cosa consigliata, perché ovviamente la bolis sarà all'interno delle alghe, quindi non è molto visibile alla carpa, e di conseguenza potrete può restare lì a lungo senza neanche vedere una mangiata. Quindi sono da evitare le zone, quelle dove c'è molta, ci sono molte alghe. Quindi con il dipper andate alla ricerca di queste zone qui, tipo ad esempio una potrebbe essere anche questa piccola gola, dove non c'è la presenza di erba, è presente praticamente solo sulla superficie, e la parte sotto vedete che non c'è nulla. Quindi questo potrebbe essere un altro punto. Quindi sicuramente a calare gli inneschi nelle zone dove non è presente, dove non sono presenti alghe e quant'altro, sicuramente vi può aiutare. Questa è un'ottima zona, per esempio quando vedete che appunto, come in questo caso, il fondale è molto altalenante, il consiglio nostro è quello di calare gli inneschi su zone come questa, dove c'è una situazione più tranquilla, dove non ci sono molte alghe o altre cose di disturbo. Quindi la carpa, diciamo, arriva qui, vedrà bene i nostri inneschi e appunto poi si spera che vada anche a mangiarli. Quindi sicuramente consiglio nostro è quello di calare su zone dove vedete appunto dove non sono presenti queste erbe. Diverso invece se sono sui canneti, perché sui canneti solitamente noi ci peschiamo molto vicino, quindi solo in quel caso lì andiamo vicino ai canneti. Ora non ho una scansione da farvi mostrare, da mostrarvi insomma, dove magari ci sono delle ninfee, perché anche le ninfee solitamente le carpe lì vanno a ripararsi, e quindi calare a ridosso delle ninfee potrebbe essere dei buoni spot. Comunque, in essenza di tutto ciò, noi vi consigliamo di calare su punti come questi, dove vedete questi scalini che si formano, sono sempre punti dove le carpe vanno a mangiare. Come vi dicevo, questa è l'app del dipper. Potete scaricarvela tranquillamente, darci un'occhiata, curiosarci finché volete. Sapete che appunto non è necessario avere il dipper per provare a giocarci un po' a capire come funziona, quindi vi invito a scaricarvela per darci un'occhiata. Bene, questa è l'app, le icone ve le ho spiegate. Se avete qualche dubbio, ovviamente basta che ci scrivete nei commenti e vediamo di rispondervi. Adesso vi torniamo alla prova appunto in canale. Bene amici, allora avete visto come funziona l'app, come scaricarla, quindi è molto veloce, molto semplice, non c'è niente di particolare. Allora, prima di fare la prova nel nostro canale, volevo fargli una premessa. Il dipper qui sotto ha due elettrodi, questi, non avendo un tasto di accensione, nel momento in cui toccano l'acqua fanno contatto tra loro e il dipper si connetterà al vostro telefono, tablet, insomma smartphone, quello che state utilizzando. E devono stare ovviamente sempre in acqua e perpendicolari all'acqua, quindi o devono stare verso il basso oppure in questa posizione. Adesso io vi farò vedere come noi lo utilizziamo in un esempio come questo di un canale, e noi di solito facciamo quattro passate, diciamo di norma. Facciamo una passata nella riva opposta, una centrale, una nel nostro sottoriva. La quarta passata la facciamo dalla riva opposta alla nostra, perché lanciando il dipper dalla riva opposta alla nostra e recuperando, ovviamente capiremo la conformità del canale, quindi se appunto cala a forma di V, se le rive sono già basse di suo, quindi capiremo com'è strutturato il canale e se sono presenti altri scalini appunto nelle varie rive. Quindi questo è quello che faremo, non andrò a recuperarlo. Quindi, a parte l'ultima passata,
le passate che farò lungo il canale lascerò che sia la corrente a trasportare il dipper, perché così facendo manterrà viaggiando in maniera appunto omogenea, non ha scatti, non ha nessun tipo di sbalzo, quindi le letture saranno ancora più precise. Adesso vado a effettuare il primo lancio, quindi nella sponda opposta, e vediamo appunto come cosa rileva il dipper. Ok, allora vado a effettuare il primo lancio nella sponda opposta e vediamo appunto cosa rileva il dipper. Vado. Ok. Allora vediamo che appunto mi dice che l'acqua è troppo bassa o troppo profonda, perché evidentemente lui rileva dal mezzo metro in poi, quindi se non è poco profonda appunto non rileva. Ora vediamo che adesso è partito a scandagliare. Allora possiamo vedere che allora intanto la profondità è di 1,2 m e qui è ancora troppo bassa, quindi ci spostiamo un po' più indietro e lui riprende, quindi eccolo qui, riprende la sua lettura. Allora 1,6 m, 8 gradi centigradi, e adesso vediamo andando avanti, avanzando, cosa appunto cosa troverà e cosa rileverà. Vi faccio vedere intanto il canale. Il dipper sta scorrendo da quel senso a questo, non credo riusciate a vederlo. Comunque vediamo che allora adesso per ora è abbastanza regolare il fondale, non presenta scalini evidenti. Qui vediamo che comincia un po' a scendere, vediamo che da 1,7 m siamo andati a 2 m e adesso vediamo se va ancora più giù o se rimane, e invece va ancora giù. Ecco qui, vedete che sta andando giù a 1,2 m, 2,10 m. Non ci sono banchi di alghe importanti, quindi non c'è nulla di particolare. Vi apro il sottomenu, vi faccio vedere se aumento la sensibilità, mi rileva tutto lo sporco che c'è appunto in superficie, come vi spiegavo prima. Adesso la togliamo, vediamo che sta andando avanti e è una discesa fino ad andare verso i 2,3 m. Vediamo se scende ancora. 2,4 m. Ok. Sto prendendo 30-40 metri di canale per farvi vedere un attimo. Ecco, ho rilevato un pesciolino a 1,7 m. Uno un po' più grosso a 1,9 m. 1,7 m, può darsi che sia un piccolo branco. Bene, adesso recuperiamo il dipper e facciamo una passata centrale, quindi vediamo verso il centro del canale appunto cosa, che fondale c'è e che profondità soprattutto troviamo. Quindi vado a fare un lancio centrale e vediamo appunto cosa trova. Ok. Vediamo che già nel centro abbiamo già 2,3 m di profondità. Ha rilevato un altro pesciolino. Siamo a 2,3 m. Adesso vediamo come procede. Un altro pesce a 1,5 m. Ovviamente non è detto che siano carpe, possono essere anche qualche bremo o qualche carassio appunto che stanno girando. Quindi adesso vediamo un attimo se nel fondale c'è qualcosa di appunto importante o di rilevante da osservare, ma per ora è abbastanza piatto il fondo, quindi non ci sono punti in particolari dove magari poter dedicare qualche osservazione. Quindi lui sta andando avanti tranquillo. Vediamo se riesco a farvi vedere il dipper che scorre in acqua, non so se lo vedete,
fatto un po' fatica comunque, sta viaggiando al centro del canale. Qui c'è un banco d'alghe un po' più importante, abbastanza importante perché da 2,4 m si alza fino a 1,6 m, quindi è notevole. Il fondale, come vedete, allora è molto arancione, quindi è abbastanza duro. Quando vedete una prevalenza di quelle macchioline nere, vuol dire che il fondale è un po' più tenero, quindi un po' più sul fangoso. Però al momento ci sembra molto buono. Ecco qui invece sale. Qui vediamo che sale da 2,4 m che eravamo, stiamo andando a 2 metri, sì, 2 metri adesso. L'acqua è stabile a 8 gradi. E qui va su. Ok, recuperiamo. Dipper. Ok. Ora faremo la passata nella riva, quella nostra, quindi andrò a calarlo qui nel sottoriva e vediamo. Appunto, cosa rileverà. Allora, ovviamente, anche qui, come dall'altra parte, abbiamo una profondità non eccessiva, 1,4 m. Adesso forse riesco a farvi vedere il dipper che sta andando, vediamo se si vede. Eccolo lì vicino al palo, vedete che lo sta scorrendo praticamente con la corrente, sta avanzando tranquillo. Se voi lo fate andare con la corrente, vi evitate anche una rottura di scatole, di star lì con la canna a recuperarlo. Quindi lui scorre con la corrente e avanza tranquillo e voi vi fate la vostra bella lettura. Anche qui non c'è alcuna rilevanza particolare, vediamo che è abbastanza stabile, 1,3 m. Se vado ad aumentare la sensibilità, vedete che anche qui è un po' più sporco, quindi la ritolgo. Niente di che. Ok, ora è troppo bassa, quindi deve aver beccato una cunetta, qualcosa. E qui c'è un altro bel banco d'alghe. Ok, adesso lo recuperiamo e facciamo la passata. Facciamo la passata, quella alla riva opposta alla nostra riva, quindi così facendo capiamo com'è strutturato questo canale. Allora, vado a fare l'altra passata, datemi un secondo che fa un freddo cane e ho le mani ghiacciate. Allora, vediamo. Ok, facciamo la passata della riva opposta alla nostra riva. Allora, adesso io vado a recuperare il dipper e vediamo che lui scende fino ad arrivare ai 2,5 m circa che c'erano prima, per poi risalire. Quindi così vi fate anche una lettura di com'è fatto appunto il corso d'acqua dove state pescando.
Ora sono arrivato alla nostra riva, ne facciamo un'altra, così cercherò di andare un po' più in là, ma vediamo se cambia qualcosa. Dovrebbe essere la stessa cosa in teoria. Vedete come recuperando un po' a scatti. Per questo vi dicevo prima che la miglior cosa è farlo scorrere appunto con la corrente. Ovviamente va a scatti perché sta recuperando e c'è corrente, quindi un po' saltella, ma se voi lo usate in una cava, in un lago, non vi farà questo gioco. Quindi avete visto, è molto semplice da usare, veloce, lavora molto bene e soprattutto è molto molto pratico. Quindi ragazzi, questo è il dipper. Ora abbiamo preso un tratto del naviglio, ma ovviamente se si va da altre parti appunto si possono notare molte altre cose, quindi potete notare anche una quantità di pesci maggiore, potete notare dei banchi d'alghe più grossi, quindi per esempio nel fiume Sile troviamo barchi d'alghe che passano addirittura il metro e mezzo, quindi anche lì poi vi divertirete una volta che andate un po' a curiosarci, capirete come funziona, vedrete che appunto vi segnerà molte altre cose. Ovviamente questo tratto di canale non c'è granché, quindi questo è quello che appunto ci ha fatto vedere. Con questo ragazzi io spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete qualsiasi domanda sapete che potete scrivere, noi vi rispondiamo il prima possibile e vi faccio ancora gli auguri e niente, noi ci vediamo nel prossimo video e non mi resta che salutarvi. Ciao ragazzi, alla prossima.